Domenica 28 gennaio, siamo lungo il corso mascherato, siamo alla prima edizione del Carnevale 2024 in compagnia del Volon, la maschera per l'eccellenza del Carnevale. Volon è pronto per vivere questa giornata? Prontissimo, il clima non è ideale questa mattina, ma per questa sera è previsto un bel sole. Comunque c'è uno studio che ha detto che una giornata al Carnevale vale più di una settimana in vacanza alle terme. Chi l'ha detto? Come che l'ha detto? Il Volon, chi l'avrà detto? Quest'anno partecipiamo con la mascherata alla rivolta in cucina e in base al tema della, proposto dalla carnevalesca, e sono i bambini vestiti da tovaglie con dei cibi un po' strani ideati da loro, e in testa hanno un cappello con piatti, bicchieri e quant'altro. E quindi è una rivolta, perché il carnevale si ispira al rovesciamento di tutto quanto, quindi noi partecipiamo con questo tema. Nel preparare questa mascherata c'è tanto lavoro, ma sicuramente anche tanto divertimento da parte di voi, delle maestre, ma anche dei bambini. I bambini sono stati molto contenti, noi parteciperemo, se tutto va bene, a tutte e tre le mascherate, e sono gasatissimi perché la mascherata davanti a noi sta partendo. E la prima dei corridoi di Fano che cosa ci mostra oggi? Allora, tanto rumore, rumore, chiasso, allegria, a suono di bastoncini, i bambini sono molto piccoli, ma faremo un sacco di chiasso. Lei è un genitore di uno dei bambini di questa classe, come si sente stamattina? Molto emozionato, un po' infreddolito, molto emozionato. Io sono pesarese e mi presto comunque al carnevale, che da quello che ho visto a Fano è molto sentito, molto più sentito rispetto a Pesaro. Una bellissima esperienza. Ritorniamo la prossima settimana al mattino con la bambina, lì probabilmente faremo il pomeriggio. E stamattina al carnevale di Fano sono presenti anche i bambini dell'Alma Juventus Fano. Quanti sono? In totale, tutto il settore giovanile, siamo circa 250 bambini, circa. Stamattina? Oggi 30-35 saremo, perché poi dopo molti sono impegnati anche con le scuole, quindi ci stiamo cercando di organizzare per fare un bel gruppo. È la prima volta che partecipate? Sì, da che so io sì, è la prima volta. Vi state divertendo? Sì, dai, i bimbi si divertono, stanno insieme. Facciamo vedere quanto si divertono i bambini. Forza Fano! Da Senigallia direttamente a Fano per il carnevale dei bambini, come ti chiami? Lavinia. E tu? Cecilia. Voi da cosa siete vestite? Io sono vestita da poliziotta. Tu? Io da malefica. Come mai questa scelta di essere vestita da malefica? Perché mi piaceva. Quindi così, tu invece ti piace fare la poliziotta da grande? No, perché non trovavo un vestito, quindi improvvisato. Tu sei vestito da? Superman. E tu? Da Harry Potter. Ti piace il personaggio? Sì. Sì. Oggi siete al Carnevale di Fano, quanti anni hai tu, come ti chiami? Tommaso, ho 9 anni. Io Edo. Da Ravenna direttamente al Carnevale di Fano, da che cosa siete vestiti? Siamo vestiti da curioso come George, c'è cioè l'uomo dal cappello giallo e la professoressa Wiseman. Abbiamo deciso questo vestito perché è il cartone preferito di nostro figlio e lo guardiamo dalla mattina alla sera, e quindi non potevamo scegliere un altro cartone. Ragazzi, voi siete vestite? Da Diavolo e Angelo. Come mai questa scelta? Volevamo essere una all'opposto dell'altro. È stata una bella scelta allora stamattina. Vi state divertendo? Vi piace questo carnevale? Sì, molto divertente. Un'intera famiglia vestita da? Da Masterchef. Sono barbieri. Sì, chef. E qui cuciniamo il nostro prodotto preferito. Abbiamo messo una bella ragostina dentro, la giriamo e ci divertiamo così al Carnevale di Fano. Da Calcinelli la mamma e sua figlia, che si chiama? Eva. Quanti anni hai? 5. Stamattina siete venuti al Carnevale, è la prima volta che venite? No, siamo sempre venuti con lei tutti gli anni Carnevale dei bambini, da quando era proprio nella carrozzina. Noi adoriamo il Carnevale di Fano. Ciao amici di Fano, ciao a tutti.